Dunque, eccoci per la ripresa, amici sportivi e non, ma tanto non è possibile che siate non, a meno che non siate parenti dei giocatori, perché altrimenti siete sportivi, nel senso che seguite lo sport, ma potreste anche essere sportivi nel senso che avete rispetto agli avversari in maniera tradizionale. Comunque, a parte le mie cagate, chiedo scusa per la parola cagate, veramente vergognosa, si ricomincia. Sarzana 3 Breganze 2, secondo tempo, quinta di ritorno, risultato per il momento non sorprendente ma sorprendentissimissimo. 4 i falli di squadra di Sarzana, 2 quelli di Breganze. Breganze che in pista con in porta Gnatta, numero 33 Sergio Silva, numero 7 El Tocci De Oro, numero 54 Cacao, e poi Adro Kerr che accorcia immediatamente le distanze, anzi che pareggia dopo 16 secondi. Un Sarzana che non può però farsi pareggiare dopo 16 secondi, perché hai faticato come una bestia per arrivare a questo punto e ti becchi il tre pari. Proprio una rottura di scatole non indifferente. E quindi ora il vantaggio è durato dal 7-19 del primo tempo fino a questo inizio di ripresa. Borsi, la parata di Gnatta, ovviamente gara molto ma molto più difficile a questo punto. Subito alla prima occasione della ripresa il gol. Vasqueo, la parata di Gnatta, una super parata. Poi va Sergio Silva, non riesce, Dolce, Pistelli, vediamo se Sarzana la forza a riportarsi avanti. C'è riuscita due volte nel corso del match. Squeo, la parata di Gnatta. De Oro, trattenuto Sergio Silva da Borsi. Ancora il Tonci De Oro, su di lui Matteo Pistelli. Brava la conclusione, niente da fare. Dolce, Squeo, Pistelli, Borsi. Sono diventati 6 falli di squadra giocati 2 minuti nella ripresa, 3 pari. Non trova la conclusione sotto misura Pistelli. Poi De Oro e Adro Kerr, non trova la porta. De Oro, Adro Kerr prova a coprire, ce la fa su Dolce. Viene avanti però Dolce. Lo scambio con Squeo, in mezzo Squeo e Borsi. Dolce, anzi Squeo, Borsi. No look su Dolce, ma deve rientrare. Prova Davide, numero. Bravissimo Sergio Silva. Ancora Borsi, tiene benissimo palla. Cerca l'assist, sbaglia, va a coprire Sergio Silva. Scambio con Cacao. De Oro, mezzo. La girata di Adro Kerr, la parata di Corona. Poi Borsi in dribbling, ancora Davide, non trova lo specchio da porta. Ha provato a cercare la deviazione di Gnatta, intelligentemente non c'è riuscito. Squeo, velocità, e l'azione di Squeo quando ti punta la velocità. Poi c'è Pistelli dietro la porta, ancora Pistelli, occhio ai 5 secondi. Squeo a velocità, ecco il migliore, Matteo, vai Matteo, the best, simply the best. Ancora Francesco Dolce, lo stilista dell'hockey.
va Francesco Dolce, lo stilista dell'hockey, e Matteo incrocio dei pali di Pistelli, la sfortuna, essa perseguita Sardana. Borsi, prova dalla grande, Gnata, la parata, oh là là, Gnata, che bella parata, attenzione al chiamo di Barbarisi, si ricomincia dal centro, e lo vedo, 20 minuti e 57 secondi alla conclusione, Sardana e Breganze sono 3-3, occhio a Cacao, c'è vincitore d'oro, mette la freccia il Breganze al quarto minuto e 57 secondi. E Tanci d'oro al 4:57. Per la prima volta in vantaggio il Breganze e il Tanci d'oro. Sardana è stata avanti per mezz'ora. Praticamente. Tanto ci prova Joaquin Vargas che commette fallas. La falta di Vargas in este partito, in este momento della temporada. De Oro Squeo. Va De Oro, Sergio Silva. Poi è entrato anche Del Santo. Prova De Oro per Cacao. Dall'altra parte azione Vargas Squeo. Ancora da Squeo a Vargas la parata di Gnata. Cacao. Sardana sta reagendo bene. Molto bene. Sergio Silva, vecchia volpe, Old Fox, Cacao. Fermato da Joaquin Vargas, va Vargas, prova Davide, non va, Sardana sempre in partita, ci prova Davide, non ce l'ha fatta, è il Tonci d'oro, Del Sante deve tornare indietro, sì, Stefano Dal Santo. Stefano Del Santo si era lamentato con l'arbitro, si lamenta anche Dolce con Barbarisi. Si riprende Barbarisi e Bonuccelli che dirigono di fronte a Spalti assolutamente tutt'altro che gremiti. Sardana è stata avanti 1-0, 3-1 e 3-2. Ora è sotto 4-3. Zazzazzazza. Sergio Silva, 19 minuti e 30 alla conclusione. Sardana 3, Breganze 4. De Oro chiede il rigore. Del Santo perde pallina a Breganze, transizione rossonera, Vargas, anzi Dolce, la parata di Gnata, interrompe Squeo, pallina in tribuncina, De Oro e Del Sante sulla pallina, Barbarisi fa retrocedere di almeno 37-38 mm la pallina, Cacao, Del Sante, De Oro, il Tonci De Oro perde la pallina, ne approfitta Squeo, molto bene però la difesa del Breganze, poi col tocco di Sergio Silva che infissa l'occasione per Joaquin Vargas, ancora Vargas da Squeo, gioca bene il ragazzo Squeo. Dietro per Davide, prova dalla grandissimissima,
Cacao, Sergio Silva, Cacao. Cacao, Sergio Silva, Cacao. Al 6:30, esatto. Va più 2. Va più 2. Il Breganze. Tre reti, 6 minuti e mezzo del Breganze, fanno la differenza. Per il momento 5-3 ospiti, Sardana 3, Breganze 5. Quando cade a terra Dolce. Barbarisi richiama Dolce, ultimo richiamo. No, no, no. Ultimo richiamo. Va Barbarigi, terzo secondo, ruba la pallina a Squeo, va Squeo e non trova la porta, ma sarebbe stato battuto Ognata. D'altra parte Sergio Silva e Cacao, poi De Oro ruba la pallina con un fallo. Vargas, toccato Sergio Silva, prova il numero, ancora non ce la fa a concludere Joaquin Vargas. Il Tolci d'Oro dietro del Sante Sergio Silva, 17 minuti e mezzo alla conclusione. Saltata da 3-1 a 3-5, non riesce a deviare Cacao. De Oro, De Oro chiede il rigore, non lo ottiene, può segnare Davide, no, Gnata, e poi invece di tirare Squeo serve Dolce. Già due volte, già in due occasioni Santana ha mancato il 4-5. De Oro numero, poi perde la pallina, la recupera Davide Borsi, ancora Davide, sempre Davide. Ci prova, la pallina non arriva in porta. Sergio Silva. Qua Sergio Silva. La conclusione. Niente da fare. De Oro e il Tonci. Del Sante. Entrato Giulio Cocco. Tanto Giulio Cocco, non c'è più altro che. Ancora Cocco, con quella sua faccia da bambino, ma ha una grinta spaventosa. Ancora Cocco, Giulio Cocco, dietro la porta, non riesce a concretizzare. 16 minuti e 16 secondi alla conclusione. Ancora Sardana sotto di due reti. Squeo. Prova ad andare via e c'è il blu a Giulio Cocco, blu a Cocco al 16:10, anzi cosa dico, all'8:50. Sardana può accorciare, blu a Cocco all'8:50, c'è Borsi per la punizione di prima. Borsi contro Gnata, va Bonuccelli, ma Barbarisi richiama. Richiama la posizione della pallina. Borsi contro Gnata.
va all'ultimo momento, ma paragnata. Power play Saldana, vediamo se lo sfruttano i rossoneri. Non ce la fa Borsi questa prima conclusione. Fino al 14, fino ancora per un po' in superiorità numerica. Dolce si fa parare la conclusione Dagnata. Certo che dal Santo Sergio Silva e De Oro se la stanno giocando bene in questa situazione di inferiorità numerica. Sergio Silva, pressing rossonero, 2 su Sergio che si fa scudo con la porta. Ancora Borsi e Dolce, non riesce la deviazione di Matteo Pistelli. 15 minuti alla conclusione, ancora dal Santo e c'è il fallo, dice Bonuccelli. Sergio Silva, De Oro, Sergio Silva, Cacao, proprio sotto la mia postazione, Awar. Saldana 3, Breganze 5, amici. Non riesce a trovare il gol questo power play. Ancora 40 secondi di superiorità per Saldana. Cade De Oro, Bolce, pattino, protestano tutti, poi Squeo, ancora pattino, non hanno visto gli arbitri, allontana Adrocker. Borsi, da Squeo a Borsi, siamo agli sgoccioli della superiorità. Ecco che è rientrato Giulio Cocco, che è solo in una notte di tormento. C'è stato il fallo di Squeo su Sergio Silva. Bonuccelli lo redarguisce, redarguisce Squeo. Quasi metà della ripresa, Saldana 3, Breganze 5, Saldana conduceva 3-1. Sergio Silva, Giulio Cocco, gli ruba la pallina Borsi. Va ancora Pistelli, prova, non va, attenzione a Drocker, transizione a Drocker, bravissimo Corona sull'assist di De Oro. Borsi, 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 si è ingavettato De Oro, Coro, Giulio Cocco, fermato ancora da Corona. Borsi ha cercato un numero troppo prezioso, spettacolare la foga con cui gioca Matteo Pistelli. Time out Saldana quando il punteggio è di 5-3. Vedete Alessandro Coppisi che sta catechizzando i suoi, sta parlando con Squeo in questo momento. Davide sta facendo una valutazione, vediamo cosa si riesce a inventare il mister
rossonero, che questa partita comunque Santana ha giocato davvero benissimo. E si riprende. Sergio Silva viene via, si ferma dietro De Oro. Giulio Cocco in mezzo per Androcher, fermato ancora da Pistelli. Due su Androcher. L'infrazione dello spagnolo, 12 minuti e 55 alla conclusione. Davide Borsi dietro Squeo alla grande distanza, nulla di fatto. De Oro non riesce a superare Squeo. Borsi sempre in Berganza più 2, 3 a 5 qui a Saldana. Mancano 12 e 30, esatta metà della ripresa. Dolce Squeo, lo stilista dell'hockey e il goleador. La finta Borsi non riesce a superare Ignata, transizione di De Oro, numero clamoroso di De Oro che però non trova la porta. Da Dolce a Borsi. Prova a mettere in mezzo sta pallina. Interviene Ignata con un tocco degno del miglior di Coste, pallavolista ai mondiali 78 di Roma, di Coste. Ricordiamo anche Gianni Lanfranco della Clippan Torino. Bonuccelli dice: devo fischiare io, caro Davide. Borsi e Sergio Silva, recupera Vargas, 12 minuti, 12 minuti di speranza ancora per Saldana. Vargas, Vargas, fa tutto da solo Vargas, cerca rigore, non lo trova. Bravo Davide che interrompe, poi vanno in due su Sergio Silva, poi ancora Vargas su Sergio Silva. Borsi Squeo, prova Squeo, ma c'è sempre Riccardo Ignata, poi Sergio Silva, De Oro, Cacao fermato, prova Borsi, la conclusione dietro la porta. Dolce, 11 secondi, 11 minuti la conclusione, quando Vargas solo davanti Ignata, manca la conclusione. Squeo, ancora Squeo, niente, ci prova coraggiosamente Vargas. Borsi, dietro Vargas, Squeo dalla grandissima, pallina sul braccio di Giulio Cocco, braccio destro, ancora poi dice di no, Ignata, attenzione a Cocco, ancora bravissimo Corona, Dolce, Vargas, niente, non si riesce più a sbloccare in zona gol Saldana, che ora subisce questo contropiede. E Cacao al 14 e 52 segna il solco definitivo. Cacao, tre a sei,
Breganze. E Sardale anche al nono fallo di squadra, la prossima ci sarà la punizione di prima. 9 minuti e 55 la conclusione. Sardana sta dando tutto, ma non è abbastanza, perché c'è Gnata che para tutto. Prova ancora la conclusione, nulla da fare, ancora Sardana che perde la pallina, ecco Cacao, ai 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 Cacao, la parata di Corona, 9 minuti e 7 secondi, Borsi non ce la fa, De Oro, Cocco, fermato da Vargas, ancora Dal Santo, De Oro, Dal Santo, vediamo cosa fa, para Corona, 8 minuti e 41, Cacao, Cocco, ancora Cocco, fermato in maniera fallosa. Il decimo fallo significa punizione a 16:32. Prima per Androher che sbaglia. Intanto anche Alessandro Rossi nelle file rossonere, brava poi Davide, niente da fare. Cacao, Joaquin Vargas, Davide Borsi, non ce la fa Vargas a trovare la porta, Dal Santo, sembra che stia cominciando a subentrare un minimo di scoramento nelle file rossonere. Cacao e Squeo, grande giocata di Cacao, che spettacolo, ruba la pallina Squeo, Vargas, Joaquin Vargas, Sardana di nuovo a meno 2 al 17:50, 6-4 Vargas. Breganze al 17:50, segna Vargas.
Vargas ancora su Squeo, 6 minuti e 20 alla conclusione. Cacao ruba la pallina a Rossi, prova Alessandro, la conclusione Gnata, Squeo non trova la porta. 6 minuti e 10 alla conclusione. Vargas ci prova. Ancora Dolce. Dolce Vargas. E Gnata dice di no a Dolce. De Oro, attenzione a De Oro, la parata di Corona. Poi Rossi. Rossi e Dolce, ancora Rossi, Squeo, pallina che passa davanti alla porta senza che nessuno riesca a deviare, poi Sergio Silva, dietro la porta Cacao, Adrocher Cacao, va Rossi a lottare, a recuperare, Dolce in mezzo, Squeo cade. Blu a De Oro e c'è il rigore. Attenzione perché al 19:35 punizione di prima. Attenzione perché Sarzana può rientrare in partita a 5:25, Squeo contro Gnata, Squeo può portare di nuovo a meno uno la sua squadra. Barbarisi. Si attende il via di Barbarisi. Ecco Squeo, ma paragnata. E due tiri liberi, due punizioni di prima parate da Gnata. Cinque minuti alla conclusione, sempre Sarzana indiavolatamente alla ricerca della riapertura della partita. Quando Gnata dice di no, anche perché c'è il power play per la seconda volta. Squeo, ancora Rossi perde la pallina, la recupera Squeo, 4:40. Squeo, Rossi. Ora Squeo, Rossi, tiro di Rossi contro Sergio Silva, contropiede, e fanno gol anche in power play, fanno gol anche in power play al 20:33. Cacao o Sergio Silva? Ancora Cacao. Quattro gol per Cacao. E di nuovo più tre. In inferiorità numerica il Breganze è riuscito a segnare. Tre minuti e 50 alla conclusione. Rossi. Ancora Rossi. Sarzana ha beccato il gol in superiorità numerica.
Ancora Breganzes, è rientrato Sergio, è rientrato De Oro, quindi ora siamo in parità numerica, 3 minuti dalla fine, 3 minuti e 07, ormai non c'è più speranza. Ricordo le successioni delle reti, quando mancano 2.45, vantaggio Sardana con Dolce, 1-1 di Cacao, 2-1 di Squeo, attenzione a Dolce, non trova, 2-1 di Squeo, 3-1 Sardana Borsi, 3-2 di Sergio Silva, 3-3 di Androcher, poi 4-3 De Oro, 5-3 6-3 Cacao, 6-4 Vargas, 7-4 Cacao. Intanto c'è De Oro, la parata di Corona. Prova ancora Vargas, niente da fare. 1.45. Partita, la differenza contro queste squadre più forti le fanno gli episodi. Sardana era avanti 3-1, si è fatta recuperare. Quando è stata sotto di due reti ha mancato due punizioni di prima e poi si è fatta infilare in superiorità numerica per il gol decisivo, per cui ora c'è anche l'8-4 di Cocco, Gara finita, siamo nel corso degli ultimi 65 secondi di gioco, ma Dolce si prende un blu. Sergio Silva contro Corona. Quando mancano 1 minuto e 6 secondi alla conclusione. Va Sergio e segna anche il 9-4 al 23.55. Grande vittoria del Breganze che ha faticato per almeno mezz'ora, poi si è impadronito della partita e l'ha portata a casa senza problemi. Rossi, mancano 30 secondi, c'è sempre un particolare accanimento. Thank you.
Attenzione a Del Sante, sbaglia. Dunque niente, niente da fare. Sardana perde questo match, vince il Breganze. Ci sentiamo alla prossima.